proprio, come potete vedere, quasi invisibile. Allora, c'è tutta una storia su questo trucco. Devo dire che sarà un intro un po' più chiacchierosa, però a parte che sono contentissima di aver iniziato anch'io a fare i tutorial fighi, cioè fighi nel senso di montaggio, non dei trucchi che faccio, perché faccio l'intro e poi non vi saluto quando faccio il tutorial, ma vi saluto prima. Mi sembra una cosa molto più organizzata, come fanno tutte quante le ragazze, ovviamente. Allora, il trucco, dunque, in origine era senza brillantini e con una riga di eyeliner più esasperata, l'eyeliner in gel, questo qua di Essence, che io amo, l'ho usato molte volte, come potete vedere dalle varie pennellate che ci sono all'interno, però io sono una frana a mettermelo, ad applicarlo, anche con il pennellino dell'H&M, che secondo me è perfetto, perché è un pennellino abbastanza morbido, ma neanche troppo. Quindi non è né troppo rigido né troppo morbido, e quindi secondo me dà un'applicazione stupenda, perfetta, ma non sono assolutamente capace di applicarlo. Quindi ovviamente quando ho registrato il tutorial e ho fatto l'altro occhio, mi è venuta una riga di eyeliner che copriva praticamente tutta la parola, perché ho fatto un casino. Quindi avevo tutto l'occhio, tutto il blu coperto dal nero, e l'altro occhio invece era venuto molto meglio, perché ovviamente l'avevo fatto senza registrare, senza ansia da prestazione, e quindi ho dovuto struccare gli occhi e ricominciare. Quando ho riprovato, ho struccato solo la palpebra e ho lasciato tutto il resto fatto. A rifare la riga di eyeliner, stessa cosa, ho fatto un casino assurdo, perché non lo so, registrando mi viene l'ansia. Quindi cosa ho fatto? Ho struccato gli occhi e ho fatto la riga con la matita, perché ovviamente io sono super imbranata, e quindi ho fatto una riga semplicissima di matita senza neanche la puntina. E però poi è un trucco troppo banale se faccio il turchese con il bianco sotto, un po' di turchese sotto l'argento e poi faccio la riga nera. È un trucco troppo banale, quindi ho aggiunto i brillantini, che adesso vi faccio vedere meglio. È un intro un po' lunga, però volevo parlare un po' con voi di tutte le varie, di tutti i vari avvenimenti. Allora, i brillantini secondo me sono molto belli, li ho messi soltanto sulla palpebra mobile. E sono dei brillantini di cui vi prenderete in giro a vita, lo so, ma sono questi. Ok, sono i High School Musical. Però, tantissimi anni fa, una mia amica mi ha regalato una scatolina di varie cosine High School Musical. Ci sono degli smalti, sapete, quelli stupidi, super glitterati, o quelli delle altre cosine. E allora io non ho usato tutte queste cose e sono piena di questi glitterini, quindi ho pensato magari posso fare dei trucchi molto estivi utilizzando questi glitter. E quindi io ho usato questi qua blu petrolio in questo trucco. Devo dire che il trucco però mi piace molto, mi ha molto soddisfatto. E non so, fatemi sapere se anche a voi piace. Sono quasi a 100 iscritti, cioè incrociate le dita per me, sono felicissima, mamma mia, non ce la faccio più. E quindi niente, basta, sto parlando per 5 minuti, vi mando un grossissimo bacio e godetevi il video se vi piace. Se avete domande fatemelo sapere qui sotto e niente, ciao! Dunque, se vedete la mia palpebra sporca di nero e un po' di argento dentro l'occhio, questo è perché ho dovuto fare questo video per 3 volte e per 3 volte ho fatto un casino e mi sono dovuta struccare. Alla fine ho cambiato completamente il trucco, quindi vabbè, sono un po' pazza. Comunque, come primo passaggio, applico una base neutra su tutto l'occhio. Questo qui è, come al solito, l'eye base primer della Kiko, che sapete che io adoro, ve l'ho detto fino alla noia. Poi, come secondo passaggio di base, vado ad applicare su tutta la palpebra mobile questa matita verde acqua. Questa è di Essence ed è un Kajal. Come ultimo passaggio, sempre di base, prendo un matitone argento. Questo ovviamente è il solito di Kiko, che applico all'interno dell'occhio e un pochino sotto l'arcata sopraccigliare. Non troppo perché è un argento abbastanza vivo e pigmentato. Poi applico il primo colore, che sarà questo fantastico verde acqua, che adesso devo riprendere perché il pennello era sporco, che è questo di MAC, il Surf Baby, della collezione Surf Baby. Questo si chiama Surf USA, e lo vado ad applicare, indovinate un po', su tutta la base verde acqua che ho fatto con la matita, non arrivando però alla piega dell'occhio come invece ho fatto con la matita. Adesso devo fare una cosa un po' matta, voi non vi spaventate, prendo un pennellino sempre piatto, però un po' più piccino di quello che ho usato adesso, con un colore turchese. Viene da una palette di Deborah, che
scherzato moltissimo per questo trucco, ed è questo qua, che sembra più chiaro, in realtà è un azzurro veramente molto bello, molto pigmentato. Ne prendo un po' su una sezione abbastanza piccola del pennello, sbattendo l'eccesso, e vado ad applicarlo appena sopra il verde acqua e poi su tutta la piega dell'occhio. E arrivo quasi fino all'argento che ho messo sotto il sopracciglio, in modo da sfumarli insieme quasi perfettamente. E poi molto velocemente prendo un pennello per sfumare e faccio in modo che questo cazzotto si riduca di intensità. A questo punto potete perdere che qua ho fatto tutta una cosa assurda, però a questo punto prendo un altro colore sul turchese, sempre dalla palette della Deborah. Utilizzerò questo che sembra bianco, in realtà è un turchese, vedete questo qua accanto è il bianco, questo è un turchese molto chiaro, con un pennello molto morbido, ma potete usare anche l'altro pennello che abbiamo usato per il turchese scuro, io ho preferito usare un altro pennello, e vado a bordare il turchese qua all'esterno. E poi quando il pennello è quasi scarico, magari me ne accerto passandolo un po' sulla mano, porto il turchese fino alla fine, cioè come se dovessi mescolare tutti i colori insieme. A questo punto prendo l'applicatore a spugnetta schifoso che c'è nella palette, però per questo scopo è perfetto, e prendo il bianco. Vediamo se indovinate cosa ci devo fare. Lo applico all'interno dell'occhio sopra l'argento, in modo da renderlo ancora più vivo, quindi non sarà né completamente argento né completamente bianco, e poi anche sotto il sopracciglio. Questo bianco. A questo punto arriviamo al momento clou del trucco, cioè questi brillantini stupendi. Allora, no comment per la marca. Ok, sono nei School Musical, questi brillantini facevano parte di un set che ho da 10 miliardi di anni, però devo dire che ne ho tanti. Comunque, a parte la marca, sono veramente bellissimi e ho tutta l'intenzione di usarli per dei trucchi abbastanza vistosi. Ecco, quindi li prendo con questo pennello, che è lo stesso che ho usato per il verde acqua, lo giro dall'altra parte, prendo una quantità considerevole di brillantini, spruzzo un po' di nebbia fissante che mi possa aiutare ad applicarli, perché non ho colla per ciglia finte o quant'altro, quindi mi accontenterò di questo, anche perché comunque sono molto fini, quindi non credo ci sia il rischio di graffiare la cornea. E poi vado ad applicarli molto semplicemente dove ho messo il verde acqua. Sono veramente bellissimi, danno un effetto tridimensionale stupendo. Poi righe di eyeliner. Allora, pensavo negli altri tentativi di farla con l'eyeliner in gel di Essence, ma è successo soltanto che ho fatto un pasticcio assurdo e che ho dovuto rifare il trucco per 3 volte, quindi per evitare di fare ulteriori casini farò la riga con la matita nera sempre di Essence. Ovviamente se siete più brave, più portate, potete farlo con la matita con l'eyeliner in gel o con l'eyeliner liquido, io non sono assolutamente. Poi, la palpebra superiore è terminata in questo modo, ora ci occupiamo di quella inferiore, che però è veramente uno scherzo, cioè una cosa facilissima. Prendo la matita verde acqua che ho usato sulla palpebra e vado ad applicarla a cavallo delle ciglia inferiori. E poi vado a sfumarla col dito. E poi, sempre con il pennello con cui ho messo il verde acqua e con il verde acqua, prendo di punta il verde acqua, cioè di punta del pennello, e lo vado ad applicare soprattutto da questa matita. Uso questo perché voglio una riga veramente morbidissima, e poi vado ovviamente a collegarla con il colore che è sulla palpebra mobile per evitare spiacevoli stacchi. E poi prendo sempre l'odioso applicatore a spugnetta con un pochino di bianco e vado ad unirli. Infine, ultimo passaggio per la palpebra inferiore, uso lo stick argento della Kiko dentro l'occhio, che dà un effetto metallizzato, secondo me, incantevole. E poi, un passaggio che non ho mai fatto, credo, in nessuno dei miei tutorial, forse sì, piega ciglia.
Ok, e mascara ovviamente, questo è il mio solito preferitissimo volume sprint, extra volume sprint della Deborah, che io amo letteralmente. Ok, non mi sono mai vista con gli occhi così colorati. Comunque, come blush vado ad applicare prima di tutto il mio nuovo grande amore che è il blush, il water blush della Kiko. Ora ho tutte le mani sporche, quindi non so quale dito usare per stendere il blush. Comunque di norma io lo uso così. Picchietto un po' di blush così in due tre pallini. Adesso userò l'indice che è l'unico dito che non ho sporcato di ombretto per evitare di avere le guance verde acqua e vado a sfumarlo così. So che sarebbe meglio farlo con un pennello da fondotinta di quelli a lingua di gatto, ma non dispongo di pennelli di fondotinta. Poi prendo un pennello da blush, questo è il mio nuovo grande amore sempre ed è quello di Essence, e cerco di sfumarlo alla meglio e poi lo fisso con con un blush in polvere. Allora, per le labbra invece ho deciso di fare un passaggio abbastanza sobrio perché già negli occhi ho abbastanza. Quindi applico un semplice burro cacao, perché ho le labbra secchissime ultimamente. Questo è quello dei provenzali, se vi interessa, quello al ribes rosso. E poi applico sopra un lucida labbra nude con qualche brillantino, così giusto per dare un effetto super super naturale. Ok, detto ciò, chiudiamo il blush magari. Niente ragazzi, il trucco è finito qua. So di aver fatto un mezzo pasticcio e che gli occhi siano diversi in una maniera assurda. Ma sono stata anche più brava delle altre volte, devo dire. A me piace però tantissimo, devo dire, questo trucco. Fatemi sapere se anche a voi è piaciuto. Io vi lascio ovviamente nell'info box tutti i prodotti che ho utilizzato. Comunque, ho parlato anche abbastanza, vi mando un grossissimo bacio. E saluto tutte voi, mando un bacione enormissimo, grandissimissimo a Barbara, che ha la febbre. Sto male per te, stamattina mi sentivo la febbre pure io perché ho pensato che tu avevi la febbre, quindi guarisci perché non vedo l'ora di vedere i tuoi nuovi video e li seguo sempre ovviamente, quindi ti mando un grosso bacione, mando un bacione grandissimo a tutte e a tutti e niente, ci vediamo presto. Ciao!